Sei tu, Easy? Sì. Ti godi l'ultimo sole, eh? Sì. Scusa, ma quello del portico laggiù mi ha detto che tu forse mi puoi aiutare. Ah, sì? Sì. Sto cercando Madame Zora. Sì, certo, la conosco. Un'amica di mia moglie, prima della guerra. È una chiromante, vero? Sì, che tipo, da pelle d'oca. Odio quelle cagne imbroglione, strega fottuta. Lei e mia moglie andavano d'accordo. Mia moglie è Battista. Ah, tenga. Prenda un coprinaso. Su, ne prenda uno. Ne ho trovato una scatola intera nel sottopassaggio. Un coprinaso? Non è che ci sia un gran sole in questo momento. Sì, ma protegge anche dalla pioggia. Senti, hai mai sentito parlare di Johnny Favorite? Il cantante? Sì, il cantante. Veniva a trovare Madame Zora molto spesso. Le ho sentito parlare, ma non so niente di lui. Chieda a mia moglie. Canta in continuazione quelle merdose canzonette della radio. Lei sa sempre tutto. Le piace l'acqua, eh? No, la odia. Ma grassa com'è, crede che le faccia bene per le vene varicose. Può essere. Ok, ok, grazie. Scusa, ma che cosa ci fai qui in inverno? Ammazzo i topi e me li mangio. E in estate che fai? Lo stesso. Lo stesso, eh? Lo stesso. Mi scusi! Ho appena parlato con suo marito, laggiù. Gli ho chiesto alcune notizie su Madame Zora. Sì, l'ho conosciuta, prima della guerra. Madame Zora, ha detto? Sì, era una specie di zingara che prediceva la sorte. Certo, stava sulla passeggiata a mare, di fronte a me. Ma non era una zingara, era una dilettante. E faceva ben più che leggere i fondi del tè. L'ha mai vista con un tale che si chiamava Johnny Favorite? Sì, era un bel ragazzo e veniva sempre a trovarla. Amava l'uomo dalla voce d'oro. Io sapevo tutte le sue canzoni. E ha mai sentito nominare una certa Margaret Krusemark? Non faccia lo spiritoso, amico. Madame Zora era Margaret Krusemark. Che fine ha fatto? Un giorno ha impacchettato la sua roba e ha chiuso per sempre. È tornata a casa sua, nel sud. Sto cercando Johnny Favorite. Sa dirmi dove potrai trovarlo? No, forse al cimitero. Vuol sentire una sua canzone? Oh, pianto per te, ma poi tu piangerai per me. Addio e grazie per il paranaso. Di niente. Mi servirà nel posto dove vado. A Brooklyn? No, in Louisiana. Ah, carino.